Cari amici, bentornati sul nostro canale Humaniores. Siamo Max e Laura, ciao! Oggi andiamo avanti con la riflessione sui sinonimi e questa volta il verbo protagonista è il verbo fare. Fare. Questa volta andremo a vedere 25 verbi che possiamo utilizzare al posto di ripetere il verbo fare. Incominciamo, vuoi cominciare tu Laura? Molto volentieri, pronti? Allora, anziché dire fare una casa, diremmo costruire una casa. E anziché dire fare compiti, dovremmo dire svolgere compiti. Variamo la nostra lingua. Anche eseguire un compito? Sì, anche eseguire un compito. Un compito e eseguire un compito. Se andiamo in un bosco, ad esempio, e dobbiamo andare a tagliare la legna, si può dire che andiamo a fare legna, ma possiamo anche raccogliere o appunto tagliare legna. Se è un campo, siamo invece in campagna, e un campo non fa molto grano, ma un campo è fertile ed è un terreno è fertile, è in grado di produrre molto grano. Un'altra espressione che potremmo utilizzare utilizzando un altro verbo è fare un mestiere, ok? Che mestiere fai? Non è tanto elegante, sarebbe meglio dire quale mestiere eserciti, oppure fare un ricorso. Hai fatto il ricorso? Si usa, abbiamo fatto il ricorso. Sì, è vero. Però sarebbe meglio dire presentare un ricorso. Presentato un ricorso. Hai presentato il ricorso anziché hai fatto il ricorso, lo presenti un ricorso. Se invece siamo degli spendaccioni, ci piace spendere soldi e dobbiamo fare dei debiti, possiamo dire, invece di fare un debito, possiamo dire contrarre un debito. Quella persona ha contratto molti debiti. Così come in cucina invece ho fatto gli spaghetti, chi fa da mangiare, chi fa gli spaghetti, ho preparato un risotto, ho cucinato un risotto. Due frasi anche che sono molto utilizzate ma che fanno quasi inorridire sono fare un esame e fare i capelli, ok? Quindi quando hai fatto l'esame, noi non facciamo l'esame, noi sosteniamo un esame, ok? E chi ti ha fatto i capelli? Nessuno ti ha fatto i capelli, ma chi ti ha tagliato i capelli, sarebbe meglio dire. Forse ti ha fatto l'acconciatura dei capelli? Sì, o ti ha creato questo. Ti ha pettinato, ti ha creato, ma chi ti ha fatto i capelli, chi ti ha tagliato i capelli? Che dici Max? Direi di sì. Ok. Ok, accendiamo. Torniamo invece nel mondo della scuola. Un insegnante dice agli alunni: per favore fate più attenzione, ragazzi fate attenzione. Più elegante, più ricco è dire prestate attenzione. E invece nell'ambito sportivo, se abbiamo partecipato ad un torneo, non abbiamo fatto una vittoria, ma abbiamo conseguito una vittoria. Giusto? Due espressioni, fare un quadro, fare una statua. Io non faccio un quadro, io dipingo un quadro. Il pittore ha dipinto un quadro, un bel quadro, non al dito il pittore ha fatto un quadro. Oppure oppure fare una statua. Non faccio una statua, lo scultore non fa una statua, ma piuttosto lo scultore scolpisce una statua. Quindi si dice scolpire una statua, non fare una statua. Così nell'ambito artistico non si fa una canzone, si può scrivere o si può comporre una canzone, anche si compone una sinfonia. Una distanza invece non si fa, ad esempio se andiamo in bicicletta non diciamo, possiamo dire oggi ho fatto 50 km, però più corretto sarebbe dire oggi ho percorso 50 km. Giusto. Alunni cari, adesso aprite bene le orecchie. Non si dice far la maturità, ma si dice conseguire la maturità. Quindi non quando hai fatto la maturità, ma quando hai conseguito la maturità. Un'altra frase che viene spesso utilizzata, un'espressione, è fare una foto. Fammi una foto, chi ti ha fatto la foto? Sarebbe meglio dire, per variare, scattare. Chi ti ha scattato questa bella foto? Mi scatteresti una foto? Ok, siamo verso la fine, quindi ancora
ancora vai. Resistete. Andiamo un attimino nell'ambito del lavoro, nell'ambito della contrattazione. Un'alleanza si può fare, ma meglio un'alleanza si stringe. E ancora, quando invece si firma un contratto o si fa un contratto, si può anche dire stipulare un contratto. Per rimanere nell'ambito della scuola, non diciamo fare il liceo. Quale liceo hai fatto? Giusto? Perché suona veramente sgradevole alle nostre orecchie. Sì, lo diciamo, ma piuttosto dovremmo dire quale scuola hai frequentato, quale liceo hai frequentato. Quindi frequentare il liceo e non fare il liceo. Un'altra espressione è fare una commedia. La commedia viene scritta, quindi scrivere una commedia, non scritta fare una commedia. Scritta e recitata. Sì, scrivere prodotta. E recitare una commedia. Siamo verso la fine, ancora mancano tre. Quando sbagliamo, lei Laura diceva io ho fatto questa scuola, dice più corretto ho frequentato questa scuola. Bene, allora lo studente cosa fa? Fa un errore, ha fatto un errore, possiamo dire ha commesso un errore. Non solo si commette un errore, ma si può, quindi ho fatto un errore, ho commesso un errore, possiamo anche fare un'azione giusta, un'azione sbagliata, e si dice in questo caso compiere un'azione o commettere anche un'azione, no, non si dice. Sì, che hai commesso un'azione sbagliata. Sì. Ultimo. Fare un discorso, anziché utilizzare fare, diciamo pronunciare un discorso. Che bel discorso che il preside ha pronunciato. Esatto, un discorso che ha fatto scalpore, potremmo anche dire ha suscitato scalpore. Ma questa volta, Laura, ti devo io interrogare con una frase. Aiuto! Prendiamo un cattivo esempio di ripetizione lessicale. Fatto l'esame, abbiamo fatto la solita foto di gruppo, dopodiché il preside ha fatto un bel discorso d'addio. Okay. Questa è una frase che andrebbe modificata. Ok. Fatto l'esame, direi superato l'esame. Direi di sì. Ok, poi abbiamo detto... Fatto la solita foto di gruppo. Ah, questo lo so, abbiamo scattato la solita foto di gruppo perché non si fa una foto ma si scatta una foto. Dopodiché il preside ha fatto un bel discorso. No, il preside ha pronunciato un bel discorso. Anche tu sei promossa a pieni voti. Benissimo, vi invitiamo a riascoltare questo video, a prendere nota se qualche espressione vi è ritenete particolarmente utile. Seguiteci nei prossimi video, che dedicheremo ad altri verbi come ad esempio il verbo avere o il verbo essere o il verbo dare. Iscrivetevi al canale. Esatto, non dimenticate di iscrivervi. Lasciate al dei canale. Commenti. Esatto, vi aspettiamo per il prossimo video. A presto, ciao. A presto. Ciao.